in compagnia di Franco Russo, uno dei titolari delle strutture balneari di Agropoli, che questa sera ha ricevuto la bandiera blu per quanto riguarda l'eccellenza, ecco, dello stabilimento che ovviamente è in suo possesso. Ecco, commentiamo questa bandiera. È una bellissima manifestazione, la bandiera blu è un traguardo che stiamo raggiungendo già da molti anni, sempre facendo qualche passo in più, insomma, non solo da parte dell'amministrazione, che c'è molto impegno, però anche da parte di tutta la popolazione, tutti i cittadini di Agropoli. Quindi speriamo di poterla sempre avere, ci lavoriamo anche nel periodo invernale, non solo per controllare, diciamo, gli inquinamenti, i fiumi, insomma, la pulizia, la raccolta differenziata e quant'altro che serve per avere questi requisiti. Ricordiamo che il Lido Tre Conchiglie non offre soltanto servizi di giorno come il Lido, ma intrattenimento anche serale, quindi con serate, divertimento. Ecco, invitiamo tutti i telespettatori di Cilento Channel e gli amici che ci seguono anche al di fuori di Agropoli a venirvi a trovare. Certo, vi invitiamo tutti a venirci a trovare, insomma, cerchiamo di darvi il massimo della nostra cortesia, gentilezza, insomma, ospitalità. In compagnia di Poldo, titolare dello storico stabilimento balneare Lido Aurora di Agropoli, che questa sera viene insignito di un riconoscimento molto importante, quello della bandiera blu. Allora Poldo, commentiamo questo riconoscimento. Beh, Agropoli continua nell'assegnazione della bandiera blu, è un onore per tutti gli stabilimenti di Agropoli esporre questo sigillo. Noi abbiamo la 2013, consegniamo, ritiriamo la 2014, è una storia che si ripete ormai dal 2010, una bella manifestazione, Agropoli che cresce, continua a crescere e speriamo che si vada sempre più su. Un invito a tutti i cittadini, ma anche ai turisti e coloro che ci seguono da casa, a venire a fare un bagno nelle acque della città di Agropoli. Certamente, Agropoli è bandiera blu ovunque voi andiate. Agropoli vi aspetta, la Perla del Cilento, la Porta del Cilento, Parco Nazionale del Cilento, abbiamo tutto, abbiamo la cucina, abbiamo prodotti tipici, abbiamo il mare più pulito d'Italia, cosa volete? Siamo qui. In compagnia della signora Piera, titolare dello stabilimento Luna Beach, proprio accanto al Lido Aurora. Quest'anno si consegna la bandiera 2013 e si ritira quella 2014, a testimonianza che la città di Agropoli, le acque della città di Agropoli sono davvero blu. Davvero blu, quest'anno è eccezionale, mare bello, gente bella. Grazie ad Agropoli e all'amministrazione, insomma, per tutto ciò che ci sta permettendo di fare. Che è la 14ª bandiera blu per Agropoli ed è un record, di conseguenza cercheremo di portare alto il nome, di mantenere il paese quello com'è, turistico, in modo da soddisfare i nostri clienti e divertirci noi in prima cosa. Ok, ricordiamo il Raggio Verde dove è situato, così tutti i telespettatori di Cilento Channel potranno venire a trovarti. Lido è situato all'uscita della superstrada Agropoli Nord, è il primo Lido entrando sulla destra. Niente, ecco qui, veniteci a trovare. Anche la terrazza del Lido Azzurro di Agropoli quest'anno riceve la 14ª bandiera blu e consegna quella del 2013. Allora Albarosa, soddisfatta anche quest'anno di questo riconoscimento? Soddisfattissima, noi per Scaramanzia la 13ª ce la teniamo sempre, perché è un numero un po' particolare, quindi la 14ª la accogliamo a braccia aperte, speriamo che l'anno prossimo ci sia la 15ª, siamo contentissimi di questa manifestazione che è riuscita molto bene, quindi ben venga la 14ª bandiera, siamo contenti di Agropoli, un paese in via di espansione, quindi posso essere fiera di avere questo cuore agropolese come tutti gli agropolesi, credo, quindi mi fa molto piacere. Ora sono qui per continuare la tradizione, mio padre ha preso il riposo, quindi ora ci sono io, mia sorella che in questo momento non è qui, siamo contenti di andare avanti, quindi siamo felicissimi di accogliere questa 14ª bandiera quest'anno. In rappresentanza del Lido Paradiso di Agropoli, Eva. Questa sera viene a ritirare la bandiera blu, la 14ª bandiera blu, allora soddisfatta? Sono soddisfattissima. Il Lido Paradiso ha sempre dato tanto per il mare di Agropoli, l'amministrazione è sempre soddisfacente, è un'amministrazione che appoggia soprattutto l'economia e soprattutto il turismo di Agropoli, e questo è molto importante, negli anni passati non c'è stato,
soprattutto in questi ultimi anni appoggia tutti noi stabilimenti balneari e il turismo in generale, quindi grazie anche all'amministrazione. La bandiera blu è simbolo e sinonimo anche di un lavoro svolto, di un lavoro minuzioso, svolto veramente con molta efficienza. Sì. È un lavoro che noi ci impegniamo tutti, i stabilimenti balneari d'Agropoli ci impegniamo a tenere belle le nostre strutture e a dare tanto per Agropoli, per i villeggianti che arrivano ogni anno qui ad Agropoli. Soddisfattissimo di questa bandiera e soprattutto di Agropoli. Ringrazio tutta la giunta comunale che ogni anno ci fa avere questa bandiera blu.